come ci si tutela? In ultimo, tanti hanno paura perché è capitato che quello gli ho dato l'acconto, è scappato, non l'ho mai più visto, oppure gestiva 6 cantieri insieme, e non si presentava. Sì. Come si anticipa? Perché allora tutti i lavori, tu vai dal sarto e ti chiede il pagamento in anticipo o un acconto se devi Sì, fare. Però parliamo magari di 5, 10, 50 euro. Nelle sì. ristrutturazioni un acconto è importante. L'unica cifra che dà il committente che è un po' più a rischio è quella di inizio dei lavori, perché gliela dai in anticipo a un'impresa che non ha ancora iniziato. Invece, tutti i pagamenti successivi, come ho detto prima, sono stato avanzamento lavori. Quindi si fa la spunta: questo è stato fatto, questo lo pago. Quindi quelli lì non sono a rischio. Il cliente poi ha quel tot per cento che ho detto che si tiene a fine collaudi avvenuti. Quindi il cliente non ha un grande pericolo di dare soldi a persone che ricevono l'acconto e spariscono. Però noi abbiamo sempre dato fiducia al cliente e anche tutela. Quindi nella nostra organizzazione l'acconto lo chiediamo anche dopo che l'impresa veramente ha iniziato a lavorare, quindi non 10 giorni prima l'acconto, e invece no, si iniziano i lavori. Dopo l'inizio dei lavori si stabilisce col cliente in base anche all'entità, in base alla persona. Dopo 10 giorni acconto inizio lavori, cioè facciamo vedere che l'impresa c'è, l'impresa ha fatto un impianto di cantiere, l'impresa è partita, l'impresa dopo qualche giorno inizi già a conoscere se è un'impresa Certo. farlocca o un'impresa invece competente. Quindi noi sempre così, non si parte subito con l'acconto perché sì, è un rischio per il committente, quindi a tutela del committente, quindi mi sento dire che lui è tutelato ancora di più dell'impresa. Molto spesso sono le imprese che si espongono perché, come ho detto io, si parte col cantiere, lo si fa e dopo a lavori già avvenuti si chiede l'acconto, capito? Sì, certo. Perciò grandi problemi per il committente non ce ne sono. Questo rappresenta poi un Sì. sintomo di serietà dell'impresa. E Sì. allora però c'è da dire un'altra cosa. Come si riconosce un buon cliente se sei un'impresa? Ecco, un buon cliente molto spesso si riconosce da chi l'ha portato il cliente. Andare a lavorare con perfetti sconosciuti è un salto nel buio. E io dico, ah, un'impresa che c'è sul campo da tanti anni, è un'impresa che quindi è conosciuta da tanti architetti, è conosciuta dalle agenzie immobiliari, è conosciuta da passaparola di persone. Quindi bisogna anche accertarsi, si sta andando a lavorare per questa persona che ti ha mandato l'agenzia immobiliare. L'agenzia immobiliare, ad esempio, ha venduto la casa a questa persona, quindi ha addirittura le buste paghe delle persone perché queste persone hanno dato il mutuo. E spesso l'agenzia immobiliare ti dice: questa persona guadagna tot al mese, il marito questo, la moglie questo, e ha addirittura un parente che è capace di finanziare anche la parte della ristrutturazione perché ha già aiutato nell'acquisto della casa e ti dice anche quando. Quindi tu hai proprio una Uno fotografia screening. delle persone. Idem per l'architetto. L'architetto dice: io gli ho fatto il progetto a queste persone, le ho conosciute, mi hanno pagato il progetto subito e sono due persone che comunque hanno questa disponibilità, questa e questa, perché l'architetto si è seduto a tavolino, perché prima di partire con l'esecuzione dei lavori, molto spesso l'architetto si siede un mese, due, e quindi è una sua conoscenza. Quindi andare a lavorare per il giro di persone fidate, conosciute, è una garanzia. Andare a lavorare per persone che ti hanno contattato magari da una foto su Instagram, da cose sporadiche così, è un salto nel buio, che sconsiglio, perché è un'impresa che c'è nella zona, ha i suoi canali, Certo. bastano un po' di architetti seri, un po' di agenzie immobiliari serie, un po' di passaparola serio. Quindi Certo. no ai salti nel buio. Quindi il discorso è anche il contrario, perché lo stesso importo che viene versato di acconto da parte de della
della persona che deve fare la ristrutturazione e ha timore che l'impresa scappi, c'è comunque dall'altra parte, certo, la stessa paura, quindi è meglio, certo, sempre arrivare per conoscenze.